Questa festa che stiamo celebrando in una maniera molto speciale, purtroppo non dipende da noi, però la cosa che possiamo dire che quello che sì dipende da noi è con che o con grande devozione che ci siamo rivolto a Maria, soprattutto i membri di questa comunità del Cersosimo, in tutti questi periodi, aspettando sempre questa festa. Sebbene oggi non la faremo come l'avevamo fatto altri anni, partiremo un quadro della Madonna, fare una piccola processione insieme ai servitori che mi aiutano, però con quale voi sarete a casa, la vedrete passare, sicuramente avrete tanto da dire come l'avete detto nelle vostre preghiere personali, voglio immaginare, però sapete che Maria è sempre con noi, ci accompagna, addirittura per quello ci siamo ispirati per dire così, di fare una piccola processione con un quadro che abbiamo fatto fare in questi giorni. Per far vederla la Madonna, perché molte persone forse non sono venute in questi giorni in chiesa per tanti motivi, però so che nel vostro cuore c'è lei, la regina di Costantinopoli. Io la prima volta che celebro questa messa in queste condizioni come parroco, però mi affido a lei come mi sono affidato il giorno che sono arrivato alla vostra comunità, chiedendo che lei ci insegni che cosa noi dobbiamo fare da adesso in poi. Sicuramente abbiamo cambiato tutti, in tutti i sensi, però le cose belle sicuramente ci aiuterà lei come madre e sa e ci conosce, come quando una madre insegna a un bambino le cose belle, soprattutto a quella carezza di amore che vuole portarci a tutti noi. Come diceva San Bernardo, guardando Maria possiamo anche contemplare il volto del suo figlio e questa è la cosa più grande per ricordarci a vicenda. Che ogni volta che vediamo la Madonna possiamo dire che vediamo il Figlio, così come il Vangelo ci dice chi vede il Figlio vede il Padre, e così noi anche vogliamo questa certezza, vogliamo confermarla con la nostra testimonianza di vita. Così che oggi, quando passeremo davanti alle vostre case, sicuramente voi vi accompagnerete con le preghiere. L'unica preghiera che possiamo fare alla Madonna è questa Ave Maria. Ave Maria che ci porterà al ricordo, ma soprattutto chiederemo la grazia di poter cambiare anche tutta la nostra vita. E come mi diceva una persona poco tempo fa, sicuramente saremo più buoni, perché questo ci ha servito e ci servirà a imparare cose migliori. Fino a poco tempo fa era una cosa, un rituale quasi, fare questa festa per tanti. Penso che quando verrà la vera festa sarà tutto diverso, cambierà anche il nostro atteggiamento. Quell'atteggiamento che in questi tempi che siamo stati a casa e che la stessa Chiesa ci ha invitato, che le nostre famiglie diventino chiese domestiche come erano nel principio. E così abbiamo imparato sicuramente a dare valore alle cose essenziali e abbiamo imparato forse la preghiera, il senso della preghiera e quanto ci ha avvicinato a tutti il fatto di pregare insieme. Chiediamo a Maria Santissima le grazie, soprattutto che finisca questo periodo che stiamo vivendo, il mondo intero, l'epidemia di questo coronavirus, e ci possa insegnare lei che è madre che cosa possiamo fare per Gesù, d'accordo alle nostre vocazioni, a quello che Dio ci ha chiamato di fare. Ognuno è nella sua posizione, nella sua vocazione, può fare tanto per Gesù. E che Maria Santissima di Costantinopoli non solo vi benedica a voi del Cersosimo, ma anche a tutte la valle. Ricordiamo che è stata anche nominata da Monsignor Nolè anni fa come regina del Valsarmento. E questo titolo, anche se a volte non ce lo ricordiamo, ricordiamocelo, è la stessa Madonna, la Madonna è l'unica, però ha un titolo in più, che la Maria Santissima di Costantinopoli, regina del Valsarmento, ci possa benedire a tutti noi, soprattutto alle persone che hanno bisogno di sentire questa protezione materna, quello che lei sa e conosce, perché conosce ognuno di noi, perché siamo i suoi figli prediletti, anche che possa venire incontro con quella pace e quella serenità che solo lei ci lo può dare in quel bambino che ha in braccio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre salutato.